tornare a San Lorenzo. È un posto in cui ci ho passato più di qualche momento, diciamo qualche anno, negli anni 70, perché questa era la sede centrale, qui avevano sede centrale quasi tutti i movimenti della sinistra rivoluzionaria di allora. In Italia c'è stata una sinistra rivoluzionaria, c'è stata una gioventù che ha deciso, ha scelto di essere rivoluzionaria, e cioè di adottare di quella, di far parte di quel movimento del 1900 che ha spostato i rapporti di forza nel mondo. La politica del 1900 su scala mondiale ha avuto questo come caratteristica principale. Le trasformazioni sono avvenute per via di rivoluzioni, da quella russa in poi. In enormi masse umane si sono liberate di imperi coloniali, di dittature, di tirannie attraverso lo strumento politico delle rivoluzioni. Quando siamo stati giovani noi, il mondo brulicava di questi movimenti rivoluzionari, dappertutto, in tutti i continenti, perfino nelle Americhe del Nord, negli Stati Uniti, dappertutto c'erano dei movimenti rivoluzionari. Abbiamo sostenuto tutti quanti quei movimenti rivoluzionari. Siamo stati parte di una internazionale rivoluzionaria che non aveva nessuna sede, nessun organismo, ma che si sentiva parte di una trasformazione generale del mondo. E così è capitato a noi, che stavamo in questo strano paese, l'Italia, che apparteneva sì al blocco occidentale, ma aveva anche il più forte partito comunista di Occidente, la più forte sinistra rivoluzionaria di Occidente. È capitato a noi, per questa condizione politica e anche geografica, di essere un crocevia dei rivoluzionari del mondo. Sono venuti tutti quanti da queste parti, li abbiamo conosciuti tutti, incontrati, sostenuti, sì, aiutati materialmente. Avevano qui un sicuro retroterra, sudamericani, africani, della vietnamiti, anche irlandesi, quindi tanti spagnoli, greci. L'Italia allora era una escrescenza curiosa in mezzo al Mediterraneo pieno di fascisti. C'era il Portogallo, la Spagna, la Grecia, la Turchia. Noi appartenevamo a questa alleanza, apparteniamo ancora a questa alleanza atlantica, alla quale alleanza era appena riuscito di fare un colpo di stato militare in un paese vicino a noi, la Grecia. Aveva sostituito una monarchia costituzionale con un regime fascista militare, detto dei colonnelli. Bene, c'erano molte spinte ad allineare anche l'Italia a questo Mediterraneo di fascismo. Noi siamo stati rivoluzionari perché questo era l'ordine del giorno del mondo, non perché avevamo qualche disturbo del nostro comportamento, insomma un disadattamento alle pratiche correnti. Eravamo adattissimi a quel 1900 che ci convocava. Eravamo esattamente quello che dovevamo, eravamo quello che dovevamo fare e quello che dovevamo essere. Siamo stati perciò la più radicata sinistra rivoluzionaria di Occidente, quella che è stata demolita alla fine attraverso la più lunga carcerazione di militanti rivoluzionari di tutta la storia politica di questo paese. Inquadrata in questi termini, insomma, un po' più vasti, perché non si può avere un'appartenenza così vasta se non la si basa su scala mondo, su scala condominio, su scala locale. È molto più difficile avere lo slancio per appartenere, per sentirsi parte di una comunità. E allora è successo questo, insomma, che a Roma c'era una grande, diffusa, forte sinistra rivoluzionaria, aveva le sue basi molteplici, perché eravamo molteplici.
indifferenti, anche diffidenti della unità. Contava molto di più essere molteplici, vari, e avere molte linee, molte idee, e non espellere ed escludere nessuna delle componenti. Immaginatevi un partito comunista in cui potevano convivere Stalin e Trotsky. Immaginatevi una comunità in cui potevano convivere gli opposti più remoti, insomma quelli che si sono poi espulsi a oltranza a vicenda. Ecco, noi non espellevamo nessuno, perché quello era il nostro ambito, vario, molteplice, e quindi c'erano molte sedi. E io ho fatto parte di un'organizzazione che si chiamava Lotta Continua, che è stata a San Lorenzo dai primissimi anni 70, dal 70 fino al 76. E avevamo sede da quelle parti, da via dei Piceni, e San Lorenzo era un quartiere di operai, certo, ma noi avevamo un'osteria presso la quale avevamo stanza, diciamo, una stanza supplementare, stanze supplementari della nostra sede. L'oste ci permetteva, insomma, di tenere lì le nostre riunioni quando le altre stanze erano completamente occupate, ci permetteva di scrivere lì i nostri manifesti in mezzo ai piedi di altri avventori. C'erano in particolare operai del marmo e del legno, visto che si trattava di San Lorenzo vicino al Verano, insomma, quindi la fabbrica principale era fornita da artigiani che si occupavano delle imprese funebri, lavoravano col marmo, marmisti e falegnami, qualche meccanico, diversi pensionati, e ingresso libero ai cani, cosa che adesso non si può fare, ma insomma allora faceva parte della... chi aveva un cane lo portava, insomma, dentro. Il cane se ne stava insieme al resto della comitiva, che era formata da cani, gatti e altre specie viventi. Dunque lì dentro avveniva questa mischia di generazioni. Quella generazione, la nostra, era abbastanza infettiva. Si portava presso, insomma, trascinava nelle sue discussioni anche tutti quelli che ci stavano intorno. Questa capacità infettiva poi aveva a che fare con l'Italia di allora. Ecco, l'Italia di allora non era data, la sua temperatura non era data dalla febbre dei suoi militanti rivoluzionari, ma dalla capacità di contagio che quella febbre dei militanti rivoluzionari, con la loro attività dal basso, trasmetteva dentro tutto il resto della società. Ecco, la temperatura italiana di allora era quella che faceva alzare di qualche decimo di grado la febbre della popolazione intorno. Quella febbre di partecipazione che poteva permettere, per esempio, a un oste di collaborare con noi durante le perquisizioni della nostra sede. Avevamo un passaggio attraverso il quale si poteva smaltire alla svelta, insomma, del materiale che sarebbe stato sequestrato durante le perquisizioni. Avevamo quel sistema di allarme e di avviso per cui la polizia, quando entrava nel quartiere, si veniva a sapere che stava entrando, quindi c'era un margine di avviso, di tempo. Il quartiere contribuiva, collaborava, e il momento in cui poi effettivamente avveniva la perquisizione, noi avevamo già avuto tutto il tempo di, attraverso un passaggio, di scaricare tutta la nostra mercanzia sequestrabile dentro la parte di un oste. La temperatura a terra era data dal fatto che una persona che non aveva mai osato trasgredire una legge si metteva a ospitare dei latitanti nostri, delle persone semplicemente dei nostri compagni che venivano ricercati per i reati allora in corso, insomma, che avevano sempre a che vedere all'inizio con reati di manifestazioni non autorizzate e tutto il resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale,
tutto quello che riguardava, insomma, gli scontri che avvenivano. Si trattava di manifestazioni non autorizzate, certo, però le manifestazioni non sono il diritto di manifestare, anche se formalmente, insomma, comunicabile agli uffici competenti, non è un diritto trattabile quello di manifestare. Non è che bisogna rivolgersi alla questura, ci si può aspettare che la questura decida di non concederti quel diritto di manifestare. Quel diritto di manifestare andava preso e basta, tenuto e basta. È vero che, insomma, regolarmente comunicavamo le nostre intenzioni, non facevamo sorprese, diciamo, da questo punto di vista formale, ma quando non erano permesse le manifestazioni si facevano lo stesso, andavano fatte lo stesso. Una delle manifestazioni che non fu autorizzata era una manifestazione che si convocò proprio da queste parti, vicino San Lorenzo. Era una manifestazione che riguardava degli operai in via di licenziamento di una fabbrica di birra e degli operai e degli addetti dell'università, e si mischiavano pure degli studenti, cosa che succedeva normalmente, insomma, addetti della mensa universitaria. Una manifestazione non autorizzata, che non poteva essere, non fu sciolta, però non poteva nemmeno partire, voleva andare al centro. E così questa manifestazione, che si fronteggiò dopo un po' di tempo faccia a faccia con la polizia, si fece mezzogiorno e gli impiegati della mensa universitaria decisero che quel giorno tutti quanti potevano andare a mangiare alla mensa universitaria, iscritti e non, tessere e non. E così fu, ma non per quella volta, fu così definitivamente. Adesso si poteva, all'improvviso si poteva andare tutti quanti a mangiare alla mensa universitaria. Ora, per quelli che avevano delle difficoltà a fare due pasti al giorno, e ce n'erano molti tra gli altri, quella fu semplicemente la possibilità di vivere. E perché si viveva? Perché questa era la temperatura del mondo intorno, insomma. C'era questa solidarietà naturale, avere a che fare con problemi di case, di fitti, venivano sempre mischiate queste cose, venivano sempre condivise. Dunque c'era una strana temperatura sociale nell'Italia di allora, e anche delle persone come me, abbastanza rinchiuse, refrattarie a parlare, a esprimersi, eccetera, venivano tirate dentro, trasformate da quel movimento. Aveva delle conseguenze sanitarie, insomma, efficaci. Faceva parlare appunto i muti, come a me, costringendolo a uno, per esempio, anche un muto, un balbuziente, a prendere la parola in pubblico, davanti agli altri. Non ci si poteva esimere, bisognava farlo e basta, insomma, non c'era una discussione. Prendere la parola, ecco, questo era il verbo giusto, insomma. La parola non è qualcosa che ti viene offerta, data in garanzia, che ti viene fornita perché siamo in un regime libero, democratico. In un regime anche democratico la parola va presa, perché non te la danno, te la devi prendere, e te la devi tenere, e la devi ribadire, lo devi ribadire il tuo diritto di parola. Dunque, si prendeva la parola, quella dal punto di vista sanitario, insomma, succedeva anche che delle bocche sdentate, insomma, ridevano a tutta bocca, non si preoccupavano di avere dei buchi dentro la chiostra dentaria. Certi zoppi durante le manifestazioni correvano più veloci di quelli sani, insomma, aveva degli effetti benefici nei confronti della salute fisica e mentale. Tant'è che questa generazione, che appunto, come dicevo, è stata la più imprigionata per motivi politici di tutta la storia del nostro paese, ha saputo pagare quel conto fino all'ultima briciola, fino a che gli è stato chiesto di pagarlo quel conto, fino all'ultima sillaba degli anni, non ha, senza sconti, pochi sono riusciti a scampare andandosene in un esilio infinito. E per quello che riguarda l'esilio, le persone che si sono, quella manciata
di persone, quel centinaio che sono riusciti a allontanarsi, beh, quelli hanno pagato con l'esilio una pena più lunga e più faticosa e ancora in corso di quelle, pagate in prigione. Da fastidio, certo, per quelli che hanno scontato, ma l'esilio di queste delle persone che io ho conosciuto e incontrato in giro per il mondo non aveva niente a che vedere con la villeggiatura e ancora adesso non ha niente a che vedere con la villeggiatura. Dunque, questo perché quella generazione, benché isolata in quel modo alla fine del suo debito penale, era sana, di sana e robusta costituzione fisica e mentale. Questo quartiere quindi era un concentrato di quella sanità fisica e mentale. E in questo quartiere le persone avevano il governo del loro posto e la vita non era una vita una vita sociale, nel senso che tutti si parlava, si stava insieme e i vecchi raccontavano ai giovani e i giovani raccontavano ai vecchi quello che stavano facendo. C'era uno scambio. Questo quartiere è stato un quartiere colpito, è stato un quartiere che ha fatto parte della storia di questo paese. Le persone anziane sapevano, ricordavano e avevano desiderio di raccontare, avevano voglia di trasmettere e noi avevamo voglia di interrogarli e di chiedere conto anche di quello che avevano fatto della loro vita, dei loro tempi. Noi siamo stati una generazione che sapeva quello che era successo prima. Oggi sento dire da qualcuno che dice: ma io non c'ero quando voi eravate giovani. Buon per chi non c'era, buono per, meglio così per i giovani, ma io nemmeno c'ero durante la resistenza. E però la volevo sapere tutta quella storia, mi riguardava tutta, sapevo qualunque cosa, qualunque dettaglio di quella piccola resistenza, perché la resistenza italiana è stata piccola. Volevo sapere quello che era successo anche dal punto di vista della resistenza in Francia, per esempio, o in Jugoslavia, ancora di più in Jugoslavia, perché poi la Jugoslavia è stata il paese che si è liberato da solo dall'occupazione nazifascista, con la sua sola e unica guerra partigiana, ricorrendo a se stessi, alle sue sole forze. E mentre la nostra guerra partigiana è finita con qualche decina di migliaia di effettivi, alla fine la guerra partigiana jugoslava è finita con oltre mezzo milione di effettivi. Quella storia partigiana è stata ancora più importante per me. Li ho voluti conoscere, li ho saputi, li ho incontrati. Insomma, in quel momento il mondo era la stessa, aveva la stessa temperatura. Circolavano le stesse parole d'ordine e qualunque lotta era collegata a tutte le altre automaticamente. Ecco, oggi noi ci troviamo invece in una situazione in cui le lotte avvengono qua e là, sporadiche, ma sono circondate, chiuse. Anche quando esprimono una forza sufficiente, una forza capace di dissuadere e anche di strappare delle vittorie, sono delle vittorie che non possono essere trasmesse, condivise. Manca quella febbre, quella temperatura che fa avviare le fibre, che fa unire le fibre di un popolo. A voi, a quelli della gioventù, insomma, noi anche, insomma, abbiamo ammesso che quegli anni, gli anni 70 e 80, venissero chiamati anni di piombo. A me piace dire, insomma, che erano degli anni di piombo per gli stagnari, che facevano ancora gli scarichi degli idraulici con il piombo, o anche per i tipografi che ancora dovevano combinare le loro pagine da mandare a stampa con i caratteri di piombo. Ma per quello che riguarda me, insomma, quelli sono stati anni di rame, il conducente elettrico, il miglior conducente elettrico, perché l'Italia era attraversata da quelle lotte che erano collegate l'una all'altra, e quello che succedeva in una remota fabbrica del nord aveva la stessa onda d'urto e aveva le stesse parole d'ordine di quello che succedeva in una fonderia del sud. C'era un collegamento, di buona temperatura che collegava tutto quello che succedeva allora. Era facile,
era facile essere contagiosi in quel tempo. Obbedivamo all'ordine del giorno del mondo, non inventavamo granché. Eravamo semplicemente quella trasmissione che faceva avvenire il passaggio, quei catalizzatori che facevano avvenire la comunicazione, facevano collegare le lotte l'una all'altra. Dunque questo quartiere per me, io ci ho passato tanti anni e tante notti dentro questo quartiere, e mi sono senza difficoltà, insomma, per me questo era la patria, la mia patria, la patria seconda. Del resto l'appartenenza è quella che ti procuri strada facendo. Puoi venire da qualche parte, ecco, io vengo da Napoli, un luogo che resta indelebile, insomma, io provengo esattamente da lì, da quel posto, da quel dialetto, da quelle storie, da quella infanzia, e però non sono più di quel posto. Andando via di là mi sono cancellato da quel posto, provengo da lì, con un moto da luogo molto forte, insomma, che spiega a me io chi sono, insomma, perché reagisco in questo modo alle cose del mondo, perché lì mi si sono formati in quella città i miei nervi, la mia educazione sentimentale alla collera, alla vergogna, alla paura. Ma ho poi scelto, mi sono trovato ad appartenere a una generazione di insorti, a una generazione politica, e a questo posto, a quella generazione e a questo posto. Dunque, per me questo posto è stata la mia patria, e quando quella osteria ha chiuso i battenti, per me è stato peggio di quando io sono stato espulso insieme a quei 20 e 30 mila, insomma, dalla fabbrica Fiat di Torino nell'autunno dell'80. Coincideva più o meno, insomma. Venivo